biancamente dorato è il cielo, dove sui cornicioni corrono angeli dalle dolci mammelle, guerrieri saraceni e asini dotti con le ricche gorgiere. Lecce è un carnevale di pietre che simula in mille guise l'infinito. Io penso che mai come in questo periodo gli italiani stiano scoprendo quanto sia bello il loro paese e quante straordinarie città racchiudano bellezze storico, monumentale, archeologico, paesaggistico. Tra queste c'è Lecce. Je sens l'historique de Lecce est quelque chose de tellement merveilleux, tellement inattendu, qu'on est obligé de tomber amoureux de cette ville. Pour moi, c'est une des villes les plus enchanteresses que j'ai connues dans ma vie. Noi siamo alla fine dell'Italia, cioè dopo di qua, da questo lato, non c'è più niente. È come se fosse la porticina che porta al paese delle meraviglie, no? Alice decide di diventare piccola e attraversarla. Ci può essere un incubo, può essere un sogno. Di base c'è una percezione del sublime molto forte quando decidi di aprire quella porticina, che per me porta a Lecce. Il Pilare di Dior rappresenta un grandissimo riconoscimento per la città di Lecce. Si poteva tenere in qualunque altra città del mondo, data l'importanza della Maison. Essere qui significa essere stati scelti tra tanti, per la ricchezza anche delle tante abilità artigianali. Salento non è soltanto la bellezza del proprio paesaggio, ma anche il talento della propria gente. Io ho una mia teoria, che secondo me è suffragata proprio dalle prove. In mezzo ad ogni evento particolare c'è sempre un salentino. Secondo me tipo Armstrong sulla Luna aveva un parente salentino. E anche la sfilata, no, di Dior è legata ad una salentina che ha voluto fortemente portarla qui, perché c'è un altro elemento che secondo me altri non hanno. È il legame fortissimo, il richiamo. Pensare che si faccia una mostra o un'esposizione di moda accanto al Duomo, forse qualcuno avrà pure da ridire, ma confesso con molta semplicità che proprio per il momento che noi stiamo attraversando c'è bisogno di cultura e di speranza per la gente, nella contemplazione del bello, della bellezza. Può sembrare solo la definizione di un esteta, ma la bellezza è un dono di Dio. L'ente è uno, vero, buono e bello. Si j'ai un conseil à donner, c'est découvrir cette ville une fois dans sa vie. On dit voir Naples et mourir, moi je dirais voir Lecce et mourir.